Vince Giacini, si regala Sock. Verdasco chiede il fatto, attenzione, attenzione. È anche abbastanza convinto Verdasco. Infatti. È il game del falco questo, è buona. Buona, Giacini che si regala agli ottavi Sock, che ha incontrato due volte, ci ha perso due volte ma combattendo. Stoccolma 2016, 7-6 al terzo Sock. Indian West l'anno scorso 7-5 al terzo sorso, sarà battaglia. Giasiri merita questa partita perché l'ha lottata, è stato attaccato punto a punto anche nella difficoltà, l'ha interpretata bene ed è stato il giocatore che ha avuto un po' più coraggio e come l'ha chiusa. Avevo detto oserei un serve and volley, lui ha tirato la prima e ha provato a venire avanti e ha fatto ace. Verdasco male per come è stato in campo, male non tanto per come ha giocato, perché a sprazzi ha anche giocato bene, ma comportamento insufficiente per un professionista così per portare a casa il match. Cioè quando stai in campo in maniera così negativa è difficile vincere le partite. Con tutte le attenuanti del caso, devi giocare Nadal, ti trovi comunque a giocare lucky loser, una partita che dovresti vincere, che però puoi anche perdere. Sei responsabilizzato, però caspita, vieni da una semifinale, sei stato primi 10, sei un giocatore pro, non sei il ragazzino che gioca il torneo open, devi stare attaccato al match, devi mettere la personalità in campo e lui non l'ha fatto, anzi ha perso lucidità, un monologo unico, bravo Giazzieri. Giazzini ha fatto la sua partita e se lo merita tutto. Verdasco ha vinto più punti, vabbè, ha vinto 6-1-7, 101-98, però questo dato mi colpisce, 3 palle break su 13 trasformata. Ma non ha avuto personalità.